lezioni fin qui, vi sarete chiesti probabilmente intanto perché non abbiamo mai usato questa ruota dei colori e poi appunto, ma davvero ogni volta che disegno devo crearmi un nuovo materiale ogni volta solo per poter cambiare colore? Allora, sì e no. Il materiale ovviamente ha senso crearlo quando, per esempio, stiamo creando un'animazione nella quale certi elementi devono rimanere uguali in tutti i fotogrammi, la carnagione, la giacca di un personaggio. In quel caso, siccome voglio una costanza in tutti i fotogrammi, ovviamente cerco di avere lo stesso colore e mi aiuta avere i materiali ben separati in maniera poi da poterli trovare. Però è possibile anche disegnare in una modalità che non è quella con i materiali, ma è quella con i colori. Quindi vedete, queste sono proprio due modalità di disegno diverse. Finora abbiamo usato sempre la modalità Material, in cui disegno con il materiale in questione. Invece la modalità Color Attribute, e la selezione da qui, mi permette di disegnare con un colore che posso pescare sempre diverso da qui senza cambiare il materiale. Alzo un po' la dimensione del pennello, quindi vedete ora disegno con un azzurro, poi posso cambiare e cambiare e qua giù ho anche una palette di colori già pronti e ai quali posso aggiungere i miei colori, quindi se adesso questo colore qui mi va di tenerlo da parte, premo più ed ecco come lo ritrovo in fondo alla palette e posso averlo sempre a disposizione anche se lo cambio e passo ad altro, premo qua. E in questo caso, però, diciamo che il vantaggio è che posso disegnare un po' come in qualsiasi altro programma con qualsiasi colore. Quello che mi perdo è il fatto che tutti questi segni, se vado in Edit Mode, sono tutti fatti con Solid Stroke. Quindi se scelgo il materiale Solid Stroke e premo Select, ho selezionato tutti i segni. Adesso, per esempio, li duplico e come vedete sono tutti quanti. Quindi hanno tutti lo stesso materiale. Però, come mai hanno colori diversi? Hanno colori diversi perché a ogni punto è stato dato un attributo di colore e quindi, nonostante il materiale sia nero di suo, siccome i punti in questione, quelli proprio in Edit Mode, che posso selezionare, questi, ognuno di loro ha un singolo attributo di colore che è quel particolare colore in quel particolare posto. Quindi è come se fosse un'informazione aggiuntiva appoggiata sopra. Se quell'informazione non c'è, allora significa che avrò il colore previsto dal materiale. Ma dove esiste questa informazione di colore, invece avrò il colore che è inserito, diciamo, dentro al punto. Quindi se io torno nella modalità materiale, prendo lo strumento penna, appunto, per poter avere un segno pulito e disegno qualcosa con la modalità materiale è come se non inserissi l'informazione sul colore. Se invece vado sotto colore e traccio un segno, ho inserito le informazioni di colore per ogni punto del mio segno. A questo serve quest'altro tool che si chiama Tint, serve proprio ad aggiungere le informazioni di colore dove eventualmente non ci siano. Quindi in pratica serve a colorare, colorare solo i segni che ci sono già. Quindi in questo caso, per esempio, pesco di nuovo questo colore che mi ero salvato da parte, con lo strumento Tint posso passare su un segno già fatto, per esempio questo che era nero, e ho aggiunto le informazioni di colore. Ed è effettivamente la stessa cosa di dipingere. Lo strumento ha più o meno le stesse opzioni, le ritrovate qui, le classiche che ormai abbiamo imparato nelle lezioni precedenti. Attenzione al particolare comportamento quando abbiamo a che fare con materiali con il riempimento. Vedete anche lo strumento Tint ha questa opzione. Cosa devo fare? Devo dipingere gli stroke, i fill oppure stroke e fill? Normalmente lo fa su tutti e due. Facciamo un esempio. Disegno qualcosa con il materiale Solid Fill. Notate che essendo in modalità colore, lui ha già avuto un comportamento di riempimento del colore. Faccio un altro segno senza modalità di colore. Sapete che possiamo andare a cambiare, quindi per esempio ora scelgo uno stroke nero in maniera che si vedano entrambe le cose, ossia lo stroke che il fill. Ora se vado a scegliere qui Tint, scelgo un colore molto diverso come l'arancione e passo, ho una strength un po' bassa, quindi passo leggermente, vedete cosa sta facendo? È cambiato leggermente anche il colore interno, adesso annullo, perché siccome questi punti sono anche quelli del fill, in qualche modo il colore cambia. E
ed è diventato una via di mezzo, diciamo. Più insisto, più il bordo sarà arancione, più anche l'interno diventerà arancione. Però non è che io riesca a disegnare davvero un pallino qui. Per poter fare un pallino qui, devo avere un altro strumento, come appunto marker, e disegnare qualcosa sopra, diciamo qui, e allora avrò un pallino. Tra l'altro sto usando il materiale solid fill invece di... Ecco. Quindi, in pratica, il segno ci deve essere. Quindi tint, quando ha a che fare con una zona di fill, ovviamente non sa bene cosa fare riguardo al riempimento e comunque agisce sull'intero riempimento, ecco. Se non voglio che tocchi il riempimento, posso scegliere solo stroke qui e allora ecco che cambierà il colore solo delle parti dello stroke. Allo stesso modo potrei decidere di agire solo su fill e quindi cambiare in maniera completamente diversa il fill e come vedete lo stroke è rimasto di quel colore azzurro che gli avevo dato prima e quindi diciamo le due cose sono separate. Normalmente è su stroke e fill. Io consiglio sinceramente di non usare tint per i fill perché appunto è un po' strano cercare di intuire qual è il colore generale del fill. Come si può procedere per un disegno un po' più naturale? B e cancello. Ah, sono con lo strumento tint, quindi B cancello non funziona, deve essere usato in modalità draw. Allora, ho per esempio pencil, uso la modalità colore. Magari faccio il disegno su uno sfondo, quindi ho lo sfondo e uso i colori per disegnare qualcosa che sta sullo sfondo del mio disegno. E allora è interessante usare i colori e avere a disposizione tutte le possibili sfumature per fare qualcosa di particolarmente mosso e vario. E ovviamente in questo caso sarà meglio che lo chiami stroke o colorato per sapere che comunque non sto usando l'informazione di colore presente all'interno dello stroke. Dopodiché, se ho degli elementi invece ben precisi da animare, allora sarà meglio che mi comporti alla vecchia maniera e quindi magari su un livello nel quale avrò il disegno vero e proprio, non nella modalità colore, ma nella modalità materiale. Adesso facciamo. Perché sarà più facile per me cambiarlo successivamente e andare quindi a variare i colori, cosa che qua sotto non posso più fare a meno di usare lo strumento tint, scegliere un colore diverso e passare sopra alle parti che ho già disegnato per cambiare colore. Però non è così semplice come posso fare appunto con il gabbiano. Andando qua e scegliendo appunto di, che ne so, di non disegnare lo stroke o di farlo appunto di altri colori, eccetera. Quindi la possibilità di fare dei segni colorati è molto comoda per gli sfondi, perché in genere magari lo sfondo lo disegno una volta per tutte, mentre invece gli oggetti in movimento è più normale averli con materiali diversi perché diventano più facili da gestire per un'intera animazione. Grazie e alla prossima!